Ultimamente abbiamo avuto la fortuna e l'opportunità di vedere diverse interviste di Luca Imprudente in arte. Luca, sì, mi sto riferendo ai commenti dei suoi video per quanto riguarda Noisy, ai Pop TV e aggiorni anche su Sto Magazine. Sì, ovviamente se lo state guardando dopo, non panico. Visto che comunque Luque ha avuto delle esperienze in vita non irrilevanti, anzi, e quindi ha avuto un trascorso abbastanza particolare, ecco 5 cose che non sapete su Luque. Per le foto, frao, per un Grammy, fra. Lo faccio solo per la mia città, non per la fama, frao, per... Il primo fatto riguarda le origini del rapper, perché dalle sue canzoni si può abbastanza facilmente dedurre che viene da Napoli. Tuttavia, per essere più precisi, viene da Marianella, un quartiere appunto nell'area nord di Napoli che conta circa 13.000 abitanti e nel quale, sì, bisogna già toccare un argomento abbastanza pesante, abbastanza drammatico, venivano uccise diverse persone anche in mezzo alla gente, quindi si parla di azioni illecite, probabilmente anche di mafia, e queste persone, stando alle parole di Lucchè, venivano anche seppellite sotto la sabbia, quindi non proprio top come spiaggia. Non si chiudeva, guidava lui lo sterzo pesante, non mi piaceva, sempre in cerca di femmine rispettose. Con la seconda cosa c'entrano particolarmente le azioni illecite, perché per quanto Luque ne parli nelle sue canzoni, ne è anche entrato a contatto direttamente. Infatti ha affermato che mentre era giovane, da ragazzino, insomma, ha dovuto vendere erba per cercare di far soldi per comprarsi la strumentazione, ma soprattutto, e questa è un po' una cosa particolare, ha fatto l'ambulante e ha venduto palloncini girando anche per fiera, appunto, sempre per guadagnare soldi. Se c'entrerà un evento, giuro voglio soldi da comprare una giuria. Oh, look. All'inizio del secondo disco da solista, Luque risponde a un dissing che deve averlo nominato indirettamente. Infatti dice: "Ma se non fai il nome, bambino, non vale." E bambino potrebbe riferirsi all'emergenza di Rocco Hunt. Emergenza si intende perché era metà del 2014, quindi sono già passati alcuni anni. Qualcun altro invece sostiene anche che è anche piuttosto possibile che siano comunque dei giovani rapper anche della zona appunto che abbiano cercato di copiarlo il flow, anzi addirittura Luque più volte ha detto che qualcuno ha anche provato a tradurre le sue rime, a metterle nei propri testi. A sé strette sugli altri, come fai? Non faccio come gli altri, suoni vecchio, vai a giocare a tre. Tema ricorrente delle canzoni di Luque è la religiosità o comunque Dio. Ecco, il riferimento più intelligente perché riesce a parlare di vita e di morte senza nominarle lo possiamo trovare sempre nel secondo disco, questa volta nella canzone GVNC, nel verso 44 è la mia taglia, 9:21 è la tua ora. Infatti 44 è la taglia della vita, vita ovviamente intesa come corporea, però vita, ok? Mentre 9:21 si riferisce al capitolo 9, paragrafo 21 del libro di Geremia della Bibbia, che appunto parla dell'arrivo della morte. 9:21 è anche il calibro della Beretta 92, però è veramente un blow mind assurdo. La trasgressione tabù in un letto a castello, la mia famiglia è un po' strana, la mia Ferrari. Il successo di Luque lo ha portato a guadagnare in maniere piuttosto diverse. Infatti, oltre alla musica, gestisce insieme a Coco una linea di abbigliamento nota come Black Friday London, di cui il cappellino popstar che è solito indossare recentemente è uno dei nuovi prodotti. Inoltre, ha aperto diversi anni fa una pizzeria chiamata Bravi Ragazzi a Londra, più precisamente a Streatham, che comunque nelle pareti conta diversi quadri del Vesuvio, comunque di aspetti abbastanza napoletani che comunque lo legano alla sua terra natia. Bene ragazzi, queste erano 5 cose che non sapevate su Luque prima di questo video ovviamente. Non dimenticatevi di lasciare un pollice in su, iscrivetevi qua sotto se conoscete altre cose che ritenete particolari di Luque o che pensiate che la maggior parte dei suoi fan non sappiano, comunque debbano sapere. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, un saluto e al prossimo video.